Ecco lo stivo da mare, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzini nel canale, un altro video insieme. Dopo questa bella pasquetta passata in compagnia dei vostri parenti, e spero avete fatto anche una mini vacanza di relax e stacco dal lavoro, partiamo con le notizie clamorose che riguardano la pasquetta di ieri, con tanti aneddoti veramente da squadra di promozione. Mi sembra veramente di vedere una sorta di raduno con mogli, figli, il parroco del paese, eccetera eccetera. E poi le nuove novità sulla FIGC, sul fatto che non si sia costituita da parte civile, e c'è una motivazione ben precisa che è stata ripresa poi anche da Tutto Sport. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivale Magna vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi Michele e Abramo. Un abbraccio a entrambi, ragazzi, grazie di esserci sempre. Allora, come vi stavo dicendo, ricorso Juve, FIGC spaventata, ecco perché la federazione non si costituisce, alla faccia di quelli che dicevano che non costituirsi parte civile in un processo non conta nulla, cioè come il fatto di Dybala e Ronaldo che non hanno avuto la parte civile, e ovviamente perché? Perché non c'è nessun reato, quindi ovviamente loro non sanno neanche a chi devono far causa, quindi questo è un po' il discorso. Ricorso Juve, adesso la FIGC ha un grande timore sul caso plusvalenze. Ecco perché la federazione non si è costituita. Tutto Sport analizza la situazione sul ricorso della Juve al collegio di garanzia del CONI in attesa del risultato del prossimo 19 aprile. La FIGC avrebbe una grande paura e per questo non si sarebbe costituita, già ormai scaduti i tempi per farlo. Per alcuni è un paradosso e molti pensano che la federazione voglia prendere le distanze da una sconfitta della procura, ormai considerata concreta, e che sarebbe l'ennesimo schiaffo al sistema dopo quelli perpetrati dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato. Ricordiamo anche questo grandissimo successo della Juventus. Ai piani alti hanno sparso la voce che si tratti invece di volontà di rimanere terzi in questa vicenda, ma i più maligni sussurrano che ciò non sia vero. Ovviamente devono dire tutto il contrario di tutto perché fa comodo così, ma io sono convinto che non solo la FIGC non si è costituita a parte civile perché ha paura di essere riassorbita nel caso in cui non abbiano ragione e fanno una figura barbina, ma anche per evitare che Gravina eventualmente debba dimettersi. Quindi ecco perché gli è stata proposta una carica da Ceferin come vicepresidente UEFA, perché in quel caso lì lui può continuare a portare avanti il progetto che ha cominciato con la FIGC, con il burattinaio Ceferin da lontano, che poi adesso si avvicina a Gravina ancora di più e può dargli le direttive dall'UEFA di come fare a, diciamo, malmenare virtualmente la Juventus, sfruttando anche i codici dell'UEFA, perché comunque ci sono delle variabili, c'è il fair play finanziario, ci sono altri tasselli che potrebbero consentire a Gravina di appigliarsi da qualche parte, ma non ce la faranno, ripeto, perché secondo me Elkan con Scanavino, Ferrero, Bella Cosa e San Giorgio hanno organizzato tutto nel migliore dei modi. La difesa è strenua, è fatta molto bene e ripeto, ragazzi, oltre alla possibilità di riavere i 15 punti indietro, c'è un altro aneddoto importante, quello di poter in qualche modo annullare anche la parte del filone stipendi, perché ricordiamolo che, come vi ho detto in anticipo, non si è costituita parte civile nemmeno il legale di Dybala e quello di Ronaldo, e soprattutto Kinè non ha fatto trappelare che deferirà i giocatori, non squalificherà i giocatori e non darà nessuna ammenda a loro. Quindi di conseguenza, se i giocatori non hanno colpevolezza, per proprietà transitiva in questo caso, perché l'accordo è stato firmato da due parti, Juve e i giocatori, non solo la Juventus ha firmato, quindi di conseguenza anche la Juve deve essere assolta. E ripeto, Gravina andrà all'UEFA per provare a incolpare la Juve, dare qualche punto di penalizzazione in modo tale che Ceferin possa dire: ecco, la Juve è stata incolpata e ha qualche punto, fair play finanziario non rispettato, falso in bilancio, ta 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 ta, e tutta una serie di conseguenze. La Juve deve difendersi da questo, diciamo, guazzabuglio burocratico, cercando appunto di trovare il bandolo della matassa, e io credo proprio che ce la farà. Ecco, l'altro argomento di cui volevo trattare per finalizzare anche un po', avevo cominciato ieri a dire qualcosa, ecco, la parte della pasquetta non poteva mancare un momento di stacco, di larità, di relax del grande Mago Max, insieme a tutta la community della squadra e a tutto lo staff, i magazzinieri, i cuochi, eccetera. Juve, pasquetta di squadra, Asado, Pogba padrone di casa, molto bravo a cuocere la carne,
Allegri cestista, la squadra ha pranzato assieme alla Continassa. Clima disteso, gruppo compatto in vista della partita di giovedì di Europa League contro lo Sporting. È importante mangiare bene prima di una bella sgambata in Europa, perché altrimenti la vedo dura. E poi bisogna essere comunque dei puledri. Ecco perché Allegri è andato a vedere appunto all'ippodromo la sua cavalla a vincere. La redazione, lunedì 10 aprile 2023, ore 17:48, quindi aperitivo cena. Torino, settimana importante in caso Juventus, giovedì ore 21, andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona allo Stadium e poi domenica ore 18 alla trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo per ripartire in campionato dopo il KO dell'Olimpico contro la Lazio. Intanto i bianconeri si sono goduti il lunedì di Pasquetta insieme ai familiari alla Continassa, grigliata di rigore con lunghe tavolate sul campo di allenamento dei bianconeri. Tutti presenti e alle prese col buffet da Angel Di Maria con i figli, passando per Dusan Vlahovic, Wojciech Szczęsny, Manuel Locatelli e Danilo. Protagonista della giornata Paul Pogba, che oltre ad essere rientrato in gruppo è stato il vero padrone di casa, intrattenendo vari ospiti e compagni. Il tutto con Massimiliano Allegri che nuovamente ha dato sfoggio delle sue doti cestistiche, giocando a basket con il canestro della famosa sfida diventata virale con Pogba del 20. Quindi un bel po' di anni fa e ovviamente l'unico video veramente virale di tutto lo Juventus Club, cioè non una partita fatta bene, una vittoria straordinaria, una coppa alzata, no, Allegri che gioca a basket. Roba da matti, risponde un tifoso appunto sotto questo estratto. E io dovrei pagare il biglietto per vedere questo, cioè riferito ad Allegri, che sta rovinando sia giocatori che società. Roba da matti, festeggino pure, mandate a... Ecco, non diciamo che cosa, comunque l'indignazione è alta, perché è un estratto che ho trovato appunto nel sito della Juventus e andava la pena comunque a svilupparlo insieme, eccetera. Ecco, nel video del pomeriggio invece vi riporterò altri dati che fanno riflettere sulla caduta del sistema calcio italiano e tante novità sulle statistiche di DAZN e Sky, che rischiano veramente preoccupantemente di non rinnovare i loro contratti con la Lega. Grazie dell'attenzione ragazzi, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nina. Come sempre per concludere ricordo che chi non si fosse ancora iscritto ma da tanto mi segue, faccia un piccolo gesto d'amore stivelloso e clicchi iscrizione e entri a far parte ufficialmente di questa meravigliosa community, perché ho notato che eravamo sul 72% di persone che guardano ma non sono iscritte e adesso siamo a 69-70, quindi cerchiamo di limare questo numero, perché è fondamentale che quelli che guardino e apprezzano il contenuto facciano questo piccolo, veramente, ma grande alla fine, gesto d'amore post pasquale per iscriversi al canale. Come avete visto rispondo a tutti quanti, sempre in maniera cordiale, e do il benvenuto a tutti quanti in chat e molti si confrontano con me giornalmente, sia se la pensiamo uguale che la pensiamo diversa, giustamente mantenendo toni pacati, perché ovviamente, come avete visto, YouTube tende a filtrare tutti i messaggi leggermente minacciosi o magari di presa in giro, eccetera. Quindi state molto attenti anche a come vi ponete per quel motivo lì, perché io non ho mai banato nessuno, però YouTube tende a nascondere, diciamo, gli account un po' borderline. Ciao!